Diceva Stefano che avete dovuto registrare l'audio a colonne Colonne separate. separate. Lui diceva che era stato più difficile doppiare senza avere qualcuno di fianco. Per te Beh, com'è stato? sì, non è la stessa cosa, ovviamente, perché comunque non hai la persona accanto che ti dà il là alle battute, quindi comunque te le devi immaginare mentalmente quello che ti dice, un conto è sentirle, un conto è immaginarle, quindi comunque tante cose poi alla fine sono più difficili da fare, da interpretare. Però d'altronde il tempo era quello che era, avendolo anche anticipato di quasi un mese, Sì. È quello abbiamo solo potuto lavorare così. stato confermato dalla Summit che verrà girato anche il sequel di Twilight New Moon. Tu pensi di essere confermata per doppiare il personaggio di Bella? Penso di sì. Non lo so, quando ci sono queste cose. Non lo so, io ho fatto anche la trilogia di Guerre Stellari, Star Wars, ho fatto il provino, l'ho vinto, ho fatto il primo, poi ovviamente sono arrivati gli altri, sono sempre stata confermata, ma non lo so, penso di sì Speriamo. comunque, a grandi linee sì. C'è un attore, un'attrice che tu doppi a cui sei particolarmente affezionata o che ti piace doppiare più degli altri? Guarda, ti dirò, a me poi alla fine piacciono tutte e mi affeziono a tutte, per cui non ce n'è una in particolare. Beh, comunque mi piace doppiare Natalie Portman, ovviamente, mi è piaciuto tantissimo doppiare Kirsten Dunst su Intervista col vampiro, e poi anche insomma, altri film. Mi piace tantissimo doppiare Rachel McAdams, un'altra attrice che ho fatto in Mean Girls. La neve nel cuore e Red Eye e adoro doppiare Isla Fisher che è un'attrice che ha fatto Due singole a nozze molto frizzantina e poi alla fine devo dire il mio lavoro mi piace quindi mi piace doppiare, mi affeziono comunque poi io sono un tipo molto emotivo per cui mi avvicino molto, lo sento molto. Una curiosità, qual è la frase più imbarazzante o la più strana che ti è toccato doppiare nella tua carriera? Crisi. Questo mi mette un po' in crisi, perché sai che non lo so, a parte che io sono una smemorata, se mi dovessi chiedere che cosa ho mangiato questa mattina a colazione non te lo saprei proprio dire. Però la frase di Twilight te la ricordavi. Vabbè, ma Twilight è un mondo a parte, cioè non si può spiegare, per cui credo di saperlo a memoria. Però il resto, sai, un conto è leggerlo, eh? Un conto è leggerlo e magari ce l'hai sempre sotto mano, io ce l'ho sul comodino la sera prima di andare a dormire, magari mi leggo il capitolo dove vanno alla radura, oppure alla prima lezione di biologia quando si parlano, e quindi poi alla fine è normale, lo leggi 30 volte e le sai, magari. Nel doppiaggio ti capita quella scena, la dici, magari la rifai anche 5, 6, 7 volte, però poi io mi Passa e va. ricordo. Dai, ti chiedo solo un'ultima cosa. Puoi farci un saluto? Ciao, sono Bella Swan, un saluto al fan club ufficiale italiano di Twilight, twilightitalia.com.